Buongiorno, sono le 8:30 di mattina di una giornata che sarà lunghissima e io sto studiando. Adesso mi do tempo ancora un'oretta e poi devo fare un sacco di altre cose. Dovete sapere che qualche giorno fa dovevo dare un esame, soltanto che non mi sentivo assolutamente pronta perché ho avuto un mese, dicembre, infernale, pieno di lavoro, vabbè, per fortuna, però dal punto di vista universitario, più o meno, perché non la finirò mai questa università. Quindi sono andata solamente a leggere le domande, a cui ovviamente non sapevo rispondere, e quindi niente, nonostante sia oggi 22 dicembre, e fra pochissimi giorni sia Natale e devo fare un sacco di cose natalizie, mi devo mettere sotto perché gennaio sarà un mese in cui devo impegnarmi un sacco con lo studio, perché devo dare almeno due esami, di cui uno, questo, molto pesante. Mi sono leggermente preparata, in realtà mi sono messa la prima cosa che ho trovato, e sotto sono ancora in pigiama, perché devo fare lezioni di inglese. Non so se sapete, su Instagram forse ve l'ho raccontato, che sto facendo delle lezioni di inglese, ed è la prima volta che lo faccio online. L'ho sempre fatto in presenza a Torino e invece questa volta l'ho fatta online perché appunto oggi non avrei avuto il tempo di andare fin là a seguirla. L'unica cosa è che dovevo scaricare Zoom, fare diverse cose, non so se riesco a collegarmi. Inizia fra 10 minuti e forse devo cliccare lì. Basta che clicco lì e si attiva tutto. Mentre aspetto, guardo un attimo di che cosa si parlerà in questa lezione, quindi Travel Agency. Where would you like to go? I would like to go to Japan. What is your budget? 1000 euros. Would you prefer traveling in first or second class? Ho finito la lezione. Questa roba mia, ma cosa hai portato qui? Cosa hai portato qui? Cos'è questo? Una mandorla. Che ci fai con una mandorla tu? Che giornata noiosa oggi, non avete idea. Mi devo ricollegare qui al computer perché devo fare un sacco di cose burocratiche, tipo per commercialista, fatture. Oggi devo veramente mandare un sacco di fatture perché io sono una deficiente. Io non le mando mai di volta in volta, me le accumulo e poi mi maledico perché quando sono accumulate sono pesanti da fare tutte insieme. Cerco di finire queste cose il prima possibile, così poi ci sono soltanto più cose belle da fare dopo, scambi di regali di Natale, cose natalizie, pacchetti. Mi stavo quasi dimenticando il calendario dell'avvento, questo l'ho scartato praticamente tutto su Instagram. 22. Sembrava già aperto, ma in realtà non l'avevo aperto. Oddio. Questi sono sempre i miei preferiti. Però non sono di un cioccolato scuro come al solito. Ah, peanut butter cups. Praticamente è tutto burro d'arachidi, dentro e fuori. Questo è curioso, non l'ho mai assaggiato. E volete sapere la cosa che fa più ridere? Che tutte le cose che ho trovato dentro il calendario dell'avvento sono praticamente qui, ne ho mangiate pochissime perché facciamo così. In questo. Madonna, dietro c'è casinissimo, fa niente. In questo periodo mi è venuta la gastrite, quindi non ho potuto mangiare granché di schifezze. Ho sempre acidità di stomaco, quindi sono lì in attesa di tempi migliori. Vi faccio vedere anche che devo montare queste, che sono quelle che vi ho fatto vedere nell'ultimo video, che se non avete visto dovete andare a vedere. E mentre ci sono, tolgo anche 21 dicembre, vediamo la citazione del 22 dicembre, che è: dovresti fermarti a meditare per almeno 20 minuti al giorno, a meno che tu non sia troppo occupato. In questo caso dovresti meditare per un'ora. Devo impacchettare il regalo per Fabiana, per la mia amica. Ho messo qui dentro tutti i regali che devo distribuire. Tra l'altro non è ancora arrivato il regalo per il mio ragazzo e mi sto veramente arrabbiando perché ho fatto l'ordine il 30 novembre. Ok, è una cosa personalizzata che poi vi farò vedere perché è una roba pazzesca. Però cavoli, siamo al 22 dicembre, non mi è ancora arrivato, sto andando un po' in ansia. Il regalo per Fabiana fa morire da ridere perché dovete sapere che l'ho ordinato su un sito e sembrava un porta o un proteggi racchetta di paddle, lei che gioca a paddle, no? Personalizzata con il nome. È arrivato questo stickers personalizzato, per carità,
che si attacca sopra la racchetta, ma io non pensavo fosse una cosa così, quindi ci sono rimasta malissimo. Infatti dopo rideremo un sacco perché gli ho raccontato che è arrivata totalmente una cosa diversa da quella che mi aspettavo. Infatti vabbè, poi gli ho aggiunto delle cose, dei trucchi, questo era il mio completino di Oceans che non utilizzo e altre cose. Allora, chiudiamo e poi uso il nastro che ho trovato l'altro giorno, carino, nella busta di Tiger, meglio, ci sta, abbiamo il regalo. Ok, mi sono data una sistemata. Ho messo questa giacchina di pelle e poi mi sono finalmente messa le scarpe. Siete pronti a vedere il mio pranzo? Tristissimo. Lo chef propone mozzarella, prosciutto cotto, insaccato. Tra l'altro, neanche fresco, che dici, ma almeno buono. No, insaccato, che. E vasa. Wow! Sono con la mia amichetta. Io mi sono presa una sacca, lei non ha fatto pranzo, quindi. Pezzettino di pizza ed è stata appena stupita dal mio regalo incredibile. Una sticker. No. Ma cosa sei? Ma cosa stai dicendo? Ma che hai trovato, Fabi? Poi ti racconto. In italiano? No. Ma te lo giuro, Fabi! Ma l'ho cercato! Stiamo vedendo quanto sono belli questi panettoncini qua. Incredibili! Siamo molto tentati di prenderne alcuni. Io mi ero innamorata di questo albero che è una torta. Soltanto che siamo entrate, volevo prendere un sacco, quella torta albero di Natale, ma avevano chiuso le prenotazioni. Ma perché la tengono in... Esatto, illudono, illudono. La volevo prendere per Natale. E invece i panettoncini avevano dentro i anche canditi. I canditi rubelli. Quindi ci ho un po' deluso. Volevamo fargli acquisti, ma... Niente. Che delirio, ragazzi. In centro con la macchina 2 giorni prima di Natale. Con me non mi è venuto in mente esattamente prima. Ci sono tutti i parcheggi sotterranei totalmente completi. E questo è il meno incasinato. Ci sono 2 macchine davanti, ovviamente ferme perché non fanno entrare. Aspetto qui perché tanto non vedo una situazione migliore. Mentre sono qui che aspetto, ne approfitto e vi parlo. Niente, praticamente sono voluta venire in centro perché volevo andare da H&M a trovare dei maglioni di Natale per me e per Dodo. Ne abbiamo già comprato uno, però appunto non è che possiamo continuare a mettere quello. Ne vogliamo almeno 2 per cambiarli un po' durante le feste. Poi si stavano facendo i cavoli miei queste. Va bene. Volevo andare in un negozio che piace molto a mia mamma perché mi manca un regalo da fare a lei da parte di mio papà, perché ovviamente a me piace un sacco fare regali e quindi le persone mi dicono vai a prendere il regalo per tot persona. Vabbè, per mio papà ovviamente li faccio sempre io, per mia mamma. So che cosa prenderle. Vedrò una volta che sarò lì, perché ormai mi sono impuntata. Quindi ormai devo entrare in questo parcheggio. Ormai sto già aspettando da 5 minuti. Non so bene se ho fatto una scelta giusta. In più, ogni volta che si è bloccati così tanto nei parcheggi, ci sono quelli davanti che vogliono tornare indietro. Ma io non faccio retromarcia. Io sto ferma qui. Poi, visto che sto parcheggiando Porta Nuova, dentro Porta Nuova c'è anche Zenith. E ho visto un reggiseno con scritto ho ho ho. Facciamo morire da ridere. E anche dei boxer da uomo. Quindi le prenderei anche per dopo. Sono pazza, lo so. Compro un sacco di cose uguali io e lui perché mi fa troppo ridere sta cosa. Però il fatto è che lui sta al gioco, è molto divertente. Ok, sono in stazione. Primo step The Zenith. Perché quello della stazione? Perché era il più vicino. Fatto. Ho trovato tutto quello che cercavo. Ci sono un sacco di cose belle della collezione di Natale. Però sono andata per loro. In realtà non è proprio un regalo perché glielo do domani, cioè non è un regalo di Natale. Però ho comprato comunque la bustina di Natale perché era molto carina. Mi piaceva. E questo negozio che hanno messo qui? Che cos'è? Non capisco. Però sembrerebbe delle cose molto belle dentro. Ah. Devo anche fare un regalo un po' più mangereccio. Però magari vado alla
fabbrica delle pastiglie Leone. Tanto qui. Per fortuna non devo prendere un treno, perché io odio prendere i treni. Per fortuna il negozio dove devo andare è proprio qui vicino dove ho parcheggiato. Se non sbaglio è uno di questi. E vediamo se riesco a trovare qualcosa di carino per mia mamma. Dovete sapere che in questo periodo Torino è inguardabile, perché è tutta piena di lavori in corso. No vabbè, ma ci credete che ho trovato subito una cosa perfetta per mia mamma? Cioè, le piacerà tantissimo, non vedo l'ora di darglielo. Per fortuna sono 2 giorni. Comunque la ragazza del negozio mi ha dato 20 anni. 20 anni, io ero scioccata. Sono ben 26, quasi 27 fra neanche un mese. 20 anni. Bello, anche perché nella mia vita mi hanno sempre dato, aspettate, c'era troppa gente che veniva davanti, avevo ansia. Nella mia vita mi hanno sempre dato anni in più, ma onestamente non me ne vedo 20, sarà la mascherina, così. Adesso ultimo step qui in centro, madonna, io una paura quando passo sopra le grate con il telefono, che se cade dentro mi ammazzo, cioè capite che ansia mi viene. Ultimo step del pomeriggio in centro è andare da H&M. Perché immagino che da H&M ci siano dei bei maglioni di Natale. Ora, non so se troverò ancora qualcosa il 22 dicembre, però ci proviamo. Tantissimo che non vengo in questo H&M. Mi piace da matti questa, che è lì. Costa anche solo $19,90, però poi non so quanto posso metterla effettivamente. Oddio, sono innamorata di questo pigiama. Troppo bello, però sto cercando un maglione, non un pigiama. Carla, focus sull'obiettivo. Purtroppo è finito tutto, c'è soltanto più questo, ma che non penso, da uomo tra l'altro, e non penso mi piaccia. Sì. Niente, alla fine dice che gli piace, quindi sicuramente natalizio è natalizio, quindi glielo prendo. Comunque io sono la tipica persona che si lascia influenzare da tutto, tutto. Ho comprato una cosa che ho visto su TikTok, solo per quello in realtà. Capite prima quando vi ho detto che Torino è tutta veramente impalchettata? Impalcata, come si dice, vabbè, ovviamente stanno ristrutturando tutto, però rimane sempre la mia bella Torino. Se non siete mai venuti dovete venire, perché è tipo una città super sottovalutata, ma bellissima. Adesso rido perché prima del parcheggio mi ha fermato il tipo del parcheggio dicendo che con la Smart, tipo l'asta, non lo so, e qui adesso devo chiamarlo e dirgli: guardi che sono la ragazza di prima con la Smart. E tipo mi deve fare una procedura stra, non lo so, non chiedetemi, non lo so. Niente, effettivamente aveva ragione. Ho passato il biglietto e mi dava veicolo non riconosciuto, una cosa del genere. E quindi ho dovuto chiamare l'assistente e dirmi: scusi, la ragazza con la Smart di prima. Però vi chiedo una cosa: ogni persona con la Smart deve fare tutto questo tron tron? Nel senso, ogni persona che questo tizio vede entrare con la Smart deve dire: guardi che la macchina è troppo corta, quindi l'asta non la riconosce, quindi il biglietto non funziona, deve chiamare. Io ho pensato anche subito fosse, non lo so, uno che... Io non mi fido mai di nessuno, quindi ho pensato: madonna, ma cosa vuole questo? Mi vuole fregare in qualche modo? Invece no, malpensante. Però faccio bene a pensare male, sempre. Pensate male sempre, poi al massimo vi ricredete. Oh, che bello. Intanto è diventato buio, ma è passato poco da prima. Semplicemente sono tornata da Torino a Collegno, che è dove vivo. Ho spedito un pacco che dovevo spedire e sono felicissima di aver trovato una simil posta che spedisce i pacchi qui vicino. Fa comodissimo, cioè io sono andata lì con sto sacchetto e tipo mi hanno fatto tutto loro, mi hanno messo la scatola, bellissimo, oddio, comodissimo, molto felice. Ultima cosa che devo fare, una spesina, perché domani ho un pranzo di Natale e devo cucinare delle cose stasera. Ragazzi, sembrava impossibile, ma ce l'abbiamo fatta, abbiamo anche la spesa e adesso si torna a casa, non vedevo l'ora, giuro, oggi veramente giornata lunga. Poi, tra l'altro, se tornassi a casa adesso e potessi stare davanti alla televisione a guardare Emily in Paris, visto che è uscita la seconda stagione, sarei molto felice. Invece no, devo ancora fare un sacco di cose. Stesse cose burocratiche che dovevo fare questa mattina, devo finirla e così poi me ne tolgo e domani sarà una giornata più tranquilla. Sono arrivata a casa e sono un po' arrabbiata perché è arrivato il regalo di Dodo. Non ve lo faccio ancora vedere perché magari vedo il mio video, non vorrei mai spoilerare la cosa, poi domani magari ve lo faccio vedere. Sono un po' delusa, posso dirvi, è una cosa artigianale,
quindi fatta a mano. Quindi, per carità, io comprendo che non ci possa essere la perfezione di un prodotto fatto da una macchina. Questo me ne rendo conto. Però, dipinto male, non come il prototipo che mi avevano inviato. Cioè, una cosa molto, molto personalizzata. Molto, molto. Non lo so, sono un po' delusa. Più che altro perché è una pagina Instagram che fa un sacco di collaborazioni con gente famosa, influencer, youtuber, tutto quanto, no? Tutte le cose che avevo visto erano impeccabili, hanno fatto nel mentre che dovevano fare il mio ordine, perché io l'ho fatto un mese fa e è arrivato soltanto oggi, io ne era già per questo, hanno fatto 1000 ordini tipo gratuiti per Ferragnez, per una squadra di calcio, quindi tipo 20-30 di queste cose, che comunque sono lunghe da realizzare, impeccabili, bellissimi. Io che pago anche tanto, perché è una cosa che è costata anche tanto, me lo fai un po' di merda così. Vabbè. Comunque questa è la cosa che ho comprato da H&M, per cui mi sono fatta influenzare da TikTok. Si chiama tipo baklava, una cosa così. È tipo un cappuccio, così. Non capisco se mi piaccia o meno, è un po' strano. Però vabbè, volevo averlo. Sta cazzata è costata anche 15 euro. Benvenuti nella mia cucina. Sto facendo un piatto prelibato, è molto esclusivo, cioè un girasole di pasta sfoglia con prosciutto e poi te di olive. Ma magari con l'uovo sbattuto invece del latte, lo preferisco, viene più dorato. Ok. Bene, sono ufficialmente... Mi fa un po' ridere. Ho visto cose più belle. Però mi auguro almeno siano buone. Detto questo, io vi saluto. È stata una lunghissima giornata. Adesso sto editando questo video. E poi mi metto ufficialmente a dormire perché sono bella